Stava cercando una chiesa perfetta e ha deciso di chiamare l'Apostolo Paolo. Pronto? Parlo con l'Apostolo Paolo? Ah sì, sono io. Shalom. Shalom. Scusi il disturbo, Apostolo, ma avrei bisogno del suo aiuto. Ah, dimmi pure. Ho bisogno di aiuto per quanto riguarda la mia vita cristiana. Sono delusa da molte cose nella chiesa a cui appartengo. Sono in quella fase self-service e sto scegliendo una chiesa perfetta dove poter congregare. Mi piacerebbe avere delle informazioni su alcune chiese. Ah, prego, se posso aiutarti. Mi dica una cosa. Sto pensando di congregare a Corinto. Cosa ne pensa? Guarda, la chiesa di Corinto è divisa. Ci sono invidie, contese, litigi nei tribunali e ci sono addirittura dei fornicatori. Oddio, e la chiesa di Efeso? È stata una chiesa fondata sulla parola, ma ultimamente c'è molta gente senza l'amore da quelle parti. Allora, penso di congregare a Tessalonica. A Tessalonica ci sono alcuni che camminano disordinatamente e a cui non piace lavorare. Mamma mia, è difficile, Paolo. E se vado nella chiesa di Filippi? Filippi sarebbe anche una buona chiesa, ma ci sono alcune cose note stonate, per dire il vero. Due sorelle là, Evodia e Sintiche, hanno avuto un malinteso e non si parlano più. Ma perché, Paolo? Non lo so esattamente, ma penso che sia stato a causa dell'uniforme dell'incontro delle donne della chiesa di Filippi. Allora penso che mi trasferirò a Colosse e congregherò là. Guarda, a Colosse il problema è dottrinale. Ci sono degli eretici che vogliono sminuire la persona di Cristo, dicendo che lui non sia Dio. La cosa è talmente brutta che stanno facendo anche gli culti agli angeli. Mio Dio, e se vado a Galazia? Guarda, in Galazia ci sono credenti che si mordono e che si divorano gli uni agli altri. Mamma mia, la situazione è davvero difficile. Sono entrata in contatto con l'Apostolo Giovanni perché pensavo di congregare a Tiatira, ma mi hanno detto che quella è una chiesa tollerante. Hanno accettato una donna che dice di essere una profetessa e ha insegnato a prostituirsi e a mangiare sacrifici di idolatria. Pensavo di andare a Laodicea, ma Giovanni mi ha detto che là sono molto indifferenti, sono tiepidi. Dopo ho pensato di congregare a Pergamo, ma Giovanni mi ha detto che là ci sono alcune dottrine strane, come quella di Balaam e dei Nicolaiti. Sai, Paolo, ho già pensato di andare nella chiesa a Gerusalemme, ma là è pieno di pregiudizi nei confronti dei gentili. Ho saputo che c'è già stata molta mormorazione e molti credenti dalla doppia faccia. Mi pare che si chiamassero Anania e Safira, ma se non mi sbaglio. È davvero difficile, Paolo. Cosa posso fare? È semplice. La Chiesa dal punto di vista umano è imperfetta, ma Dio ci sta lavorando. Tu hai dimenticato ciò che ho scritto agli Efesini? Per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Tra breve saremo nella Chiesa perfetta, ossia l'Assemblea Universale e Chiesa dei Primogeniti che sono iscritti nei cieli. Quindi ti do un consiglio, non cercare una Chiesa perfetta, cerca piuttosto una Chiesa biblica. Va bene, Paolo, leggerò di più la Bibbia e pur condannando alcune pratiche, sto capendo che non abbandonerò la Chiesa, ma cercherò di fare la mia parte, vivendo una vita cristiana autentica e aspettando Gesù. Grazie, Apostolo. Figurati, Dio ti benedica.